La radio e la sua storia qui a Casteldieri, una raccolta di radio che non sono obsolete perché continuano a funzionare, è davvero un'atmosfera molto suggestiva quella che si andrà a vivere. Sì, non è soltanto una mostra di radio antiche, come potrebbe far pensare il titolo e forse anche la vista di queste radio, ma è una mostra su alcuni personaggi storici della radio, in particolare un personaggio che si chiama Cesare Ferri, la cui nipote è riuscita ad acquisire un archivio privato di notevole importanza e che abbiamo pensato di mettere in mostra perché è giusto far conoscere i protagonisti della radio. Cesare Ferri è vissuto nei primi anni del Novecento e ha lavorato ininterrottamente in radio dal 1926, ottobre 26, fino al 43 più o meno, durante la Seconda Guerra Mondiale. E naturalmente faceva un programma per ragazzi, per bambini, per piccoli e molti se lo ricorderanno, i più anziani probabilmente, come Nonno Radio. Nonno Radio è un nome che le persone anziane se lo ricordano e Zia Radio era Maria Luisa Boncompagni che poi è stata una delle prime annunciatrici radiofoniche che tutti conoscono. Questo diciamo è anche un modo per riscoprire e valorizzare i primi mezzi di espressione dell'informazione. Sì, non solo i primi mezzi di espressione, ma anche la nascita di un mezzo che poi ha fatto da apripista un po' a tutto, perché ha cominciato la radio, seguito la televisione e poi negli anni recenti si è arrivati ad internet, si è arrivati alla telefonia cellulare, tutto partito da Marconi e dai personaggi come il nonno di Giulia Ferri, Cesare Ferri, che hanno portato la radio ad essere quella che è stata, ovvero un mezzo importantissimo di informazione e di comunicazione. Credo che sia un orgoglio e un Sì, vanto sì. avere questa discendenza. È una documentazione che veramente è la storia dell'Italia. Come avete acquisito le varie tipologie di radio? Quindi vi siete avvalsi anche di altri contributi? Sono delle collezioni private che hanno partecipato con grande gioia a questo evento e con grande, grande disponibilità e passione.